buonasera a tutti, ciao, siamo pronte, ci stiamo preparando per lo spettacolo di stasera, Viviana Cangiano e Serena Pisa. Noi siamo Evanesis e siamo tornate qui per l'ennesima volta nel posto, nel nostro teatro del cuore che è il nuovo teatro San Carluccio. E ci stiamo preparando, quindi siamo ancora un po' in déshabillé e saremo in scena sia stasera che domani sera, 14 e 15 di novembre, con il nostro concerto che è Serenviviti. Che cosa significa Serenviviti? È l'unione dei nostri nomi, fondamentalmente. Serenviviti. Richiama alla serendipità, Serenviviti. Bello che ce lo spieghiamo di più. Ti faccio un'intervista, sì. Allora. La serendipità è l'attitudine a fare delle scoperte inattese. Si va per una strada e se ne trova un'altra. Quindi è quando io e te andiamo per studiare una canzone e poi ci ritroviamo con tutto un altro arrangiamento, con tutto un altro mood. Ma dai. O addirittura con un'altra canzone che va in un'altra. Questo, che bello. Sei contenta? Molto, molto. E quindi al momento siamo impegnate anche in altre cose. Con questo spettacolo abbiamo fatto sicuramente un anno e mezzo molto intenso, siamo state anche fuori l'Italia, in Corsica, siamo state in Germania, siamo state in Russia, siamo state in Arabia Saudita. Siamo state le prime donne italiane ad esibirsi in un luogo pubblico, cosa che fino a un anno e mezzo fa non si poteva fare, noi l'abbiamo fatto, così hanno voluto. E insomma siamo molto contente perché è stata un'esperienza che ci è rimasta nel corazon, nel cuore. E che cosa stai facendo tu in questo momento, allora, oltre me? Oltre te? Vabbè, oltre te che è il mio progetto principale. Sì, è tutta la giornata. Tutta la giornata insieme a te, con te, per sempre con te. Sto partecipando, sto lavorando ad un progetto che non è mio, però molto molto importante, al cinema. Ma ho appena finito di girare un film quest'estate, non lo sai, immagino. Che periodo? Il mese di, il mese di luglio, con la regia di Carlo Luglio. Giustamente. Abbiamo fatto Il ladro di Cardellini, dove interpreto praticamente la figlia di Pasquale Cardinale, cioè la protagonista femminile. Pasquale Cardinale è interpretato da Nando Paone e il mio fidanzato Giacchino Astrato e Lino Musella. Ci sono tanti altri attori ovviamente all'interno del cast, come Ernesto Maillieu, Pino Mauro, oppure che ne so, oddio non mi viene più nessuno, ma insomma ne siamo tanti, il film è bello, uscirà l'anno prossimo. Invece tu che stai facendo? Saremo tutti in prima fila. Ah, guarda, io sto al momento facendo le prove di Miseria e Nobiltà, sì, per la regia di Luciano Melchionna, con Lelu Arena, Maria Bolignano, Tonino Taiuti e tanti altri, la Trasselli, Giorgia Trasselli, con Ente Teatro Cronaca Vesuvio, e poi con lo stesso cast riprenderemo Parenti Serpenti. Che ruolo fai in Miseria e Nobiltà? In Miseria e Nobiltà faccio un ruolo che tu già hai fatto, che è pupilla. Ah, abbiamo fatto per la prima volta non faccio più la quarantenne, la cinquantenne, per la prima volta a tre faccio la ragazzina. Che bello. Mentre in Parenti faccio la figlia primogenita di Lello e ne ho 40 di anni. È sempre così. Un'attrice poliedrica, voglio dire, no? Assolutamente sì. Certo. Vabbè, insomma, come si può ben vedere, noi siamo molto amiche, sì, no? Sì. Tutte queste cose in realtà le sapevamo già una dell'altra, essendo amiche. Però è stato bello intervistarti, Viviana, grazie. Ciao, grazie a te. È stato bellissimo incontrarti. Ti auguro un buono spettacolo a te e a Serena. Insomma, speriamo di andare bene, no? Stasera, secondo te? Ma secondo me sì. So che viene Peppe Barra, ma non stasera. Ma non stasera, domani. Domani. Madonna mia. Domani a quest'ora già stai io con i conati di voi, tu con mal di testa. È qui. Per stasera siamo un po' più tranquille. Esatto.